E adesso finalmente la famiglia è al completo. Dopo Plus, Titanium, ST-Line, Vignale ed ST è arrivata anche la Active, la prima incarnazione in stile crossover nella storia della Fiesta. E allora la scopriamo in questo perché comprarla. Fuori com'è? Tipicamente Fiesta, ma con un carattere tutto suo, più muscolare. Per cominciare è più alta di 2 cm rispetto a quella normale, sia da terra che per quanto riguarda il tetto. È anche più lunga di 3 cm per via dei paraurti specifici, che hanno le rifiniture in plastica grezza e le piastre in simile alluminio. Stesso discorso per passaruota e la fascia sotto gli sportelli. Gli altri elementi che la differenziano sono la griglia anteriore con trama specifica e il badge alla base del montante anteriore, e poi volendo si possono avere anche le barre sul tetto. Per il resto l'impostazione è quella della nuova Fiesta, quindi in generale equilibrata e ben riuscita. Questa però si può avere solo a 5 porte. È spaziosa? Il corpo carrozzeria della Active è lo stesso delle altre Fiesta, perciò lo spazio per bagagli e occupanti non cambia. Si parte da un valore minimo di 303 litri di capacità, che salgono a circa 1000 con i sedili ribaltati. Il bagagliaio è regolare, peccato solo per il piccolo coperchio in plastica del meccanismo del divano. Ci sono 2 ganci, 2 comodi lacci con velcro e una fascia elastica. Ancora ai lati ci sono delle tasche e sotto il piano la ruota di scorta. Manca però una presa elettrica. L'accesso dietro è facilitato dall'altezza maggiorata, lo spazio è sufficiente sia per le ginocchia che per i piedi, mentre è molto buono quello per la testa. Anche chi siede al centro non può lamentarsi, perché il divano non è sagomato e per i piedi c'è posto, quindi solo in larghezza per le spalle ci può essere qualche problema. Se ho dei bambini? L'angolo di apertura è bello ampio, l'altezza in più aiuta e gli attacchi ISOFIX sono nascosti ma si trovano comunque facilmente perché poco annegati nel divano. I finestrini scendono quasi del tutto e il passeggino entra senza nessun problema. E la qualità? Con la nuova Fiesta è stato fatto un bel salto in avanti in quanto a materiali ed ergonomia, e sulla Active il discorso non cambia. La plancia è dominata dallo schermo touch e per il resto è molto pulita e razionale. La parte alta è rivestita con materiali soffici e poi c'è una fascia in plastica lucida che rende l'ambiente più moderno, anche se dietro al volante può creare qualche riflesso. Le plastiche in basso invece sono più rigide e meno trattate, ma comunque in linea con quanto offerto dalle concorrenti. Sotto le bocchette di ventilazione ci sono i comandi del clima e poi sul tunnel il tasto per selezionare le modalità di guida. Ancora 2 portabicchieri illuminati, un bracciolo con vano profondo e presa USB e un'altra presa USB e una 12 volt davanti alla leva del cambio con una vasca profonda vicino. Il cassetto è molto capiente e ce n'è anche uno piccolo lato guida, e poi non male che sia il guidatore che il passeggero abbiano l'aletta parasole con specchio e luce integrata. È ben accessoriata. La dotazione di serie prevede il clima manuale, il mantenitore attivo di corsia, il selettore delle modalità di guida, la frenata d'emergenza e il display da 6,5 pollici. Anche i cerchi a lega da 17 pollici, specifici per questa Active, sono di serie, così come tutti i dettagli estetici da crossover. Si possono avere anche le barre sul tetto a 150 euro, la stessa cifra richiesta per il cruise control. Il navigatore con schermo da 8 pollici, abbinato anche al clima automatico, viene 700 euro, i sensori di parcheggio posteriori 250, 400 euro invece servono per la retrocamera e i fari full LED infine costano 1000 euro. Come funziona il navigatore? Il sistema è l'ormai celebre Sync 3 che fa della facilità d'utilizzo e della fluidità i suoi punti di forza. Prima di tutto la posizione dello schermo, in alto e vicino al volante, è tra le migliori in quanto a ergonomia, e così le distrazioni si riducono parecchio, anche perché ci sono pochi e comodi tasti fisici sotto lo schermo. La home si divide in 3 pannelli che riassumono navigazione, fonte audio e connettività con lo smartphone. I menu si controllano bene grazie alle grafiche semplici e soprattutto ai tasti grandi con scritte chiare. Il navigatore è molto fluido e di tipo intelligente, perché oltre ai classici indirizzi, che si inseriscono davvero velocemente, è in grado di riconoscere i punti di interesse come ristoranti, stazioni di servizio e tanti altri ancora. Non mancano poi Apple CarPlay e Android Auto. In città come va? Beh, quello urbano è l'habitat ideale per la Fiesta Active perché, come abbiamo visto, ha dimensioni compatte, parliamo di poco più di 4 metri, perciò quel giusto compromesso tra manovrabilità anche negli spazi stretti e praticità degli interni. Che poi ci siano le protezioni tutto intorno alla carrozzeria è una gran bella comodità perché così i piccoli urti impensieriscono meno.
Comunque, per stare ancora più tranquilli si possono ordinare i sensori di parcheggio, la retrocamera, oppure per 150 euro quei profili in gomma che fuoriescono dagli sportelli quando si aprono e li proteggono. 2 cm in più in altezza possono sembrare pochi, ma visto che si è alzato anche il punto H, cioè il punto di seduta, si domina un pochino meglio la strada. E poi con le modifiche che sono state fatte sull'assetto e con questi cerchi da 17 che sono grandi ma non sono enormi, l'assorbimento delle buche è davvero molto buono. Quindi in generale la guida in città è confortevole, anche perché tutti i comandi sono tarati morbidi, frizione compresa. Giusto lo sterzo è un po' tosto in manovra. Bella da guidare? La Active è comoda anche nei viaggi, nei trasferimenti più lunghi. A proposito, il bracciolo centrale è un optional ma consigliato, ed è più lenta in inserimento rispetto a una Fiesta, diciamo, normale, che si sa di per sé è una delle auto più divertenti nella sua categoria. Questo chiaramente non significa che lo sterzo non sia pronto, non sia reattivo, del resto parliamo sempre di una Ford, e in sostanza si sposa bene con il giusto mix tra assorbimento e appoggio di questo assetto rialzato e l'agilità generale della macchina. Vicino alla leva del cambio c'è il selettore delle modalità di guida, che sono tre: normal, eco e bassa aderenza, che massimizza la trazione sulle ruote anteriori. A proposito del cambio, è un 6 marce dagli innesti molto precisi, poco contrastati, e se proprio bisogna trovare un pelo nell'uovo ha il pomello un po' piccolo da impugnare. E la leva del cambio la dovrete usare parecchio in fase di sorpasso, perché questo 1500 diesel da 85 cavalli e 215 Nm che sto guidando non è proprio una scheggia in ripresa. Invece ai bassi giri è elastico, molto pronto, e poi non vibra e non si fa sentire. E poi che sia un'auto pronta ad accompagnarvi per tante ore e per tanti chilometri lo dimostrano la comodità dei sedili, l'insonorizzazione che è sopra la media, e poi i tanti dispositivi di ausilio alla guida che si possono avere, alcuni sono di serie, altri sono optional, così come si possono avere anche i fari full LED. Quanto consuma? In città, anche senza start and stop, si fanno tranquillamente i 13 km con un litro. Sul misto tranquillo si fanno i 21, che diventano 13 quando si preme di più sul gas. Sulle statali a 90 km orari si registrano picchi di 27 km con un litro e in autostrada si sta sui 20. La media quindi è di 19 km con un litro, cioè poco più di 5 litri per 100 km. Quanto costa? Escludendo sconti e promozioni, il listino si apre con i 18.400 euro del 1000 EcoBoost da 85 cavalli con cambio manuale. Lo stesso motore è disponibile anche con 100, 125 e 140 cavalli. Il 100 cavalli con il cambio automatico costa poco meno di 21.000 euro, mentre il 1500 diesel è disponibile in due step di potenza, 85 e 120 cavalli. Il primo costa 19.500 euro, 21.000 euro il secondo. Difetti? La visibilità in generale è così così. I montanti anteriori sono piuttosto inclinati, si allargano alla base, così come sono larghi anche quelli posteriori. Peccato poi che non ci siano delle maniglie sul padiglione per i passeggeri, utili magari nello sterrato, e poi il bagagliaio è un po' più piccolo e quindi meno sfruttabile di quello di alcune concorrenti come la C3, la Kia Rio oppure Polo e Ibiza, che sono basate su piattaforme più recenti. Qual è la versione migliore? Il 1000 EcoBoost da 85 cavalli è perfetto per i neopatentati, altrimenti meglio puntare su quello da 100 cavalli con il cambio automatico, vista la sua vocazione cittadina. Se invece pensate di viaggiare a lungo, allora il diesel da 120 cavalli. I consumi restano comunque ottimi, ma è più pronta a fronteggiare tutte le situazioni. Tra gli optional non rinunciate a sensori di parcheggio e fari full LED. La consiglieresti? Oggi tutti vogliono i SUV e la Fiesta Active da questo punto di vista è figlia dei suoi tempi, nel senso che con il suo look gli fa un po' il verso. Con l'altezza maggiorata e le protezioni poi è l'ideale per chi in città vuole dimenticarsi dei fastidi, dei piccoli urti, delle buche e dei marciapiedi, sempre tenendo conto che comunque la tecnologia è al top e quindi anche i viaggi più lunghi non la spaventano. Rimanendo in casa Ford, la EcoSport è lunga più o meno lo stesso, ma è più alta e può avere la trazione integrale. Chi invece con questa Fiesta condivide la filosofia, ma anche il nome, è la Hyundai i20 Active, anche lei derivata da una più tradizionale utilitaria, così come la Dacia Sandero Stepway. Poi ci sono la Citroen C3 con i suoi air bump, ma anche Kia Stonic e Renault Captur. Insomma, l'avete capito, le rivali sono davvero tante, quindi andate su motorone.com per confrontarle tutte con le foto, le prove e i listini. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per tutti gli ultimi video e seguiteci su Facebook e su Instagram.